Anticipazione Uomini e Donne, registrazione Tronover, 24 gennaio 2018. Giorgio Manetti, succube di Gemma Galgani. Maria nota che Tina guarda dall'altra parte rispetto a Domenico, il quale poi torna a ribadire la sua forte attrazione per la bionda opinionista e poi, approfittando di un suo momento di distrazione, va verso lei e la abbranca, strappandole anche un bacio sulle labbra. Tina resta basita e scappa dietro le quinte, ma Domenico la insegue anche lì cercando di baciarla, ancora ripetutamente, mentre l'opinionista cerca di difendersi. Si parte dal recall della scorsa puntata, protagonisti Gemma, Giorgio, Raffaele e le incursioni di Tina. Gemma entra in studio e Giorgio, su richiesta di Maria, si siede di fronte a lei, perché la torinese ha sofferto riguardo ad alcune dichiarazioni del Cavaliere in un'intervista riguardante il libro che ha pubblicato come mostrato nel LED. Gemma, con la voce singhiozzante, dice di essere rimasta colpita dal fatto che Giorgio nell'intervista avesse ammesso di essere innamorato di lei e attribuisce il suo cambio di rotta in studio all'influenza di Tina. Giorgio nega di aver detto nell'intervista di essere innamorato e le dice che Tina non c'entra niente. Maria spiega che Gemma piange su questo da alcuni giorni e il Cavaliere torna a ribadire che alcune frasi a lui attribuite non sono mai state pronunciate. Gemma, piangendo, ripete le frasi che Giorgio avrebbe detto. Il Cavaliere le smentisce e si dispiace che siano state modificate le sue parole. Gemma, in lacrime, spiega di aver interpretato le sue parole in un certo modo e ha pensato che fossero state dette effettivamente da Giorgio, il quale porta ad esempio la copertina di un giornale in cui era ritratto con Tina, con la quale sarebbe stato alle terme di Rieti, cosa mai avvenuta. Gemma mostra a Giorgio un braccialetto regalatole dalla sorella con scritto "Mai una gioia". Domenico si alza e le porta un fazzoletto per asciugare le lacrime. Giorgio la tranquillizza, ma Gemma non è convinta e pensava potesse essere l'inizio di un nuovo periodo insieme a lui e gli dice di lasciare fuori dai discorsi Tina, la quale si ribella e le inveisce contro. Gemma di seguito fa un ballo con Giorgio, durante il quale i due parlano e si chiariscono meglio. Due sedute al centro. Benino si accomoda e rivela di aver conosciuto la signora Gloria, con la quale ha ballato. Ha passato mezza giornata e con la quale si sente spesso telefonicamente. Gloria entra in studio, in realtà però si chiama Clara, e Benino dice cosa apprezza di lei e che intenzioni ha. I due hanno parlato di andare a vivere insieme e anche lei conferma, cosa a cui Gianni applaude, sottolineando due persone che cercano realmente l'amore, e rivolgendosi ad Amy l'accusa di non averlo mai voluto fare. Benino comunica di aver deciso oggi di lasciare il programma con Clara. Penseranno a dove andare a vivere e avranno l'opportunità di frequentarsi e conoscersi meglio. Benino consegna a Clara un mazzo di rose e Gianni applaude alle persone oneste che sono, suscitando la reazione di Amy, convinta che lui l'abbia presa di mira e aggiungendo che aveva messo gli occhi su Pacifico, ma lui aveva preferito un'altra signora. Benino balla con Clara. Al centro, Grazia, Rita e Lucy. Parte il recall della scorsa volta, che vede protagonista le prime due con Marco A. Grazia rivela di averlo bloccato sul telefono perché si è sentita presa in giro. Marco lo ha comunicato alla redazione e poi ha richiamato Grazia con numero privato, scusandosi e ribadendo che tiene a lei, ma ha anche detto di voler continuare a conoscere Rita e non avrebbe detto no qualora altre signore avessero voluto il suo numero.
Grazia non ha accettato queste condizioni e ha chiuso con lui, il quale poi è uscito con Rita. Con quest'ultima c'è stato un bacio e in serata uscirà con Lucy. Entra in studio Marco. Grazia si va a sedere nel parterre e Tina rimprovera Rita per aver accettato il bacio da lui. La dama spiega che si è trattato di un bacio da Dio, ma Marco spiega a sua volta che ha voluto fare questo incontro per conoscerla meglio. Si è accorto però che non c'è stato il trasporto che voleva ed è per questo che stasera uscirà con Lucy. Marco vorrebbe chiarire meglio con Grazia, ma lei non gli vuole assolutamente parlare. Maria rivela che Rita stasera uscirà con Salvatore. Gianni pensa che Marco e Grazia abbiano avuto un rapporto più intenso, motivo per cui lei si sente ingannata e Lucy conferma che stasera uscirà con lui. Salvatore, o meglio Salvo, chiede dei chiarimenti sul bacio a Rita, che avrebbe chiesto lei per capire se ci sarebbe stato trasporto con Marco. Dal parterre Anna prende la parola e Maria rivela che ha fatto pace con Giorgio in occasione del compleanno della mamma. Anna lo ha chiamato e il cavaliere le ha fatto fare gli auguri. Gemma torna a ribadire che è la conferma che tra loro due c'è una storia. La discussione si accende mentre Gianni sostiene che tra Anna e Giorgio non ci sia solo amicizia e Dorinda si lamenta a modo suo di Gemma. Ida al centro e parte il recall della scorsa puntata, che la vede coinvolta insieme a Riccardo, Sossio, Angelo e il neo arrivato Gianluca. Entra in studio quest'ultimo e si siede davanti a lei, la quale rivela che si sono sentiti poche volte in una settimana e si aspettava più corteggiamento da parte sua. Entra in studio Riccardo, dice che si sono sentiti meno rispetto al solito, perché era rimasto male di quanto accaduto la scorsa volta e si è preso qualche giorno per riflettere. Oggi decide di volersi fare da parte e per Gianni questo è un atteggiamento strano perché sembrava molto preso e lasciare Ida, per non dire cosa abbia fatto nel passato, è inspiegabile. Riccardo ammette che Ida gli piace e Tina lo invita a raccontare il suo passato, se realmente tiene a lei. La dama risponde di non sentirsi sicura di chi ha di fronte. Riccardo le piace e Tina la invita a conoscere solo lui e smettere di conoscere altre persone. Maria gli chiede se a lui andrebbe bene questa cosa, ma Riccardo ammette che dovrebbe pensarci un po', suscitando la reazione della bionda opinionista. Riccardo vuole sapere anche come sia andata a finire con Angelo. Quest'ultimo risponde di essere andato a fare colazione con lei e di averle parlato, e Ida ammette di aver molto apprezzato le sue parole. Riccardo ribadisce di voler pensare se voglia proseguire con Ida. Si balla. Dopo il ballo, Maria rivela ad Ida che Riccardo si sta sentendo con Donatella e così lei si spiega il motivo del suo tergiversare e precisa che Donatella si stava sentendo anche con Thomas. Sossio al centro con Melania è contento della frequentazione con lei, anche se Tina ironizza perché la loro relazione, secondo lei, finirà presto. E Donatella chiede se le abbia inviato il book fotografico, come fa di solito, accendendo un diverbio in studio. Anche Melania è entusiasta della conoscenza e entrambi desiderano proseguire. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.